Noi abbiamo cominciato ormai da molti anni a fare tre operazioni. Innanzitutto rendere evidente le competenze che esistono. Non è ovvio e non è evidente che sono lì sul tavolo. Bisogna renderle evidenti, tirarle fuori. Poi bisogna metterle a sistema fra di loro. Quindi abbiamo fatto un sistema di formazione a diversi livelli, ma integrato sia orizzontalmente che verticalmente. La terza cosa stiamo spingendo adesso a far sì che anche il sistema delle imprese si percepisca come ruolo di educazione. Mettendo insieme col ruolo dell'università, delle scuole superiori e dell'ITS, stiamo aumentando la densità educativa in modo che questa possa essere di riferimento a livello mondiale.